Ciao a tutti, eccoci qui per una nuova puntata in studio con Antonella Cadieri e con lo chef Nicola Vizzarri. Bene, la ricetta di oggi, presentiamo una pescatrice con pomodorini, capperi, olive e qualche filetto di acciuga per dare quel po' di consistenza in più. Possiamo guarnirla con delle fette di pane tagliate sottile e gratinate al forno. Gli ingredienti sono aglio, sedano, pomodorini datterino, una pescatrice di circa 300-350 grammi a persona, capperi, dissalati, olive taggiasche e filetti di acciughe. Partiamo con la ricetta. Scaldiamo l'olio extravergine d'oliva in un tegame, in questo caso. Andiamo a far rosolare. Il succhetto che fai della pescatrice si può fare la pasta pure, si può quindi la pasta? Anche sì, aggiungendo qualche pomodorino in più. Certo, certo, possiamo cucinare della pasta a parte. Sì, perché io la pescatrice la faccio pure con la pasta. La pasta fatta in casa faccio io. Bene, qualche giorno la faremo? Qualche altra puntata, certo. Io so fare tu l'impasto, io farò da assistente. Va bene. Va bene. Aggiungiamo anche del sedano. Il tuo compito è di girare comunque, non te lo scordare. Ormai, questa è la mia amica. Tagliamo i pomodorini, i datterini. Io mentre il pesce non ho mai messo il sedano, vedi? Però il sedano sì, no. Però dà un altro profumo. Penso che in qualche altra ricetta che hai provato a casa già. Già ho provato parecchie ricette che stiamo a fare qua, l'ho provata a casa e vi consiglio, fatele che ne vale la pena. Veloci, pratiche. Veloci soprattutto, noi casalinghe, stira, lava, e poi fa la spesa, eh? E poi? Buone. Quando arriva il marito che dice, madonna la moglie mia, quanto è buona, che ha preparato oggi. Che ne sa che quello è roba di 5 minuti appena? Hai visto? Hai visto? Si può sfruttare. Ah, non sai quanto tempo ci ho voluto, no? Allora, a questo punto che si è ben appassito la cipolla e il sedano, uniamo la pescatrice. Aggiungiamo i nostri pomodorini, eccoli qua, mettiamo capperi, olive e sul fondo qualche filetto di acciuga, che a me piace perché poco poco, giusto per dare quella vena in più, quello sprint in più di mare. Nel frattempo tagliamo delle fette di pane, le andiamo tostare, questo speciale gratinare. Forno, un forno spettacolare. Andiamo a salare ad alzare un po' la temperatura, ovviamente man mano la giriamo una decina, 12 minuti e il nostro piatto è pronto. Eccoci qui Antonella, un po' di minuti sono passati, circa 12-14, dipende un po' anche dalla grandezza della padella, da quante persone siamo. Certo. Andiamo ad impiattare, mi passi la paletta, ovviamente tu puoi trasmettere a casa. Che devo dire io? Non so, tocca a te. Che devo dire? Andiamo. Chiama il pesce, non lo so, che devo dire, guarda. Eccola qua, mi dai un mestolino? Sì. Tutta questa salsetta andiamo a nappare sopra. Eccola qua. Ovviamente la parte croccante, abbiamo delle fette di pane che non ci siamo scordati in forno, vero? No? No. No? Sono bruciate, no? No. Posso prendere? Sono pronte? Prego, eh? Vai. Ovviamente adesso non serve la funzione pirolitica, perché comunque no, il pane non dà odori sgradevoli per cucinare altri ingredienti. Eccolo qua. Perfetto, la ricetta è pronta. Potete riproporla a casa quando volete. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata su questo canale. Arrivederci. Arrivederci.
Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta la Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte.